Dopo questi giorni caratterizzati da condizioni di tempo prettamente primaverile, con la presenza dell'alta pressione che ancora ci terrà compagnia fino alla giornata di sabato, i modelli meteo sembrano intravedere invece per gli inizi della prossima settimana un vero e proprio colpo di coda invernale. Questo perché l'alta pressione tenderà ad estendersi sull'Europa centro-settentrionale e sul suo bordo meridionale, correnti fredde in arrivo dai Balcani e dalla Russia tenderanno, tra la giornata di lunedì e quella di mercoledì ad arrivare sul nostro territorio, appunto portando con sé queste masse d'aria gelida che determineranno nuove condizioni invernali. Ecco, qui possiamo vedere la carta che mostra appunto la situazione per mercoledì prossimo, quando proprio il nucleo di aria fredda sembra arrivare sul nostro territorio. Queste sono invece le temperature previste alla quota di 1300 metri, si vedono dei valori decisamente molto, molto freddi, infatti abbiamo un'isoterma di meno 10 gradi prevista per le prime ore di martedì. Questo appunto potrà determinare un aumento dell'instabilità con delle precipitazioni sotto forma di rovescio, che viste proprio le temperature su valori anche inferiori allo zero, potranno assumere carattere nevoso anche a volte prossimi alla pianura. Ricordiamo appunto che oggi mancano ancora diversi giorni all'evento e quindi la previsione attuale mostra ancora dei margini di incertezza, quindi dovremo via via aggiornarci poi nei prossimi giorni seguendo l'evoluzione dei modelli. Quindi vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti per vedere se tale tendenza sarà confermata oppure ci saranno dei cambiamenti.